Una caratteristica fondamentale dell'essere umano è la libertà. Se non siamo uomini, donne libere, noi non siamo uomini e donne, non siamo persone umane. È Dio che ci ha voluti così e siamo veramente liberi, non come un robot programmato, né come un cagnolino o un gattino che vanno avanti con l'istinto di conservazione, di sopravvivenza. No, l'uomo è veramente, totalmente, pienamente libero. Dio non vuole dei sudditi, vuole dei figli. Questo è il grande messaggio della Bibbia. Per essere uomini e donne liberi, libere, noi siamo stati creati liberi. E San Paolo ha un'affermazione fondamentale quando dice che Cristo ci ha liberati per la libertà, per essere liberi. Dunque, la libertà, più che uno stato, più che un punto di partenza, è un cammino, è un traguardo. Noi nasciamo liberi per diventare pienamente liberi. E in questo è Gesù il nostro modello, il campione della libertà, perché Lui ci ha liberati. Solo chi è veramente libero può liberare coloro che liberi o non sono o non lo sono pienamente. Gesù è libero dagli affetti, per esempio, quando sta sulla croce, Lui si lascia totalmente espropriare dal bene più caro, l'ultimo che gli era rimasto, quello della mamma, e se ne lascia espropriare per farne dono al discepolo amato. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Libero dagli affetti. Gesù è libero dalle cose, perché gli uccelli hanno i loro nidi, le volpi hanno le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Libero da tutto, spogliato da tutto, anche da se stesso, anche dalla propria dignità e da ogni proprio progetto. Libero dall'istinto di conservazione, dalla paura della morte, dal bisogno della vicinanza del Padre, eppure si affida totalmente a Lui in un abbandono senza se e senza ma. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma Gesù non è solo modello e misura della nostra libertà, ne è la sorgente, perché è l'unico che ci può liberare da noi stessi, perché è l'unico totalmente libero da se stesso. Se l'egoismo ci rende schiavi, l'amore invece, ma solo un amore spinto all'estremo, può liberare il nostro cuore e assicurarci una libertà vera, decisiva, pienamente matura. Come per Gesù, anche per il discepolo, la libertà coincide con l'obbedienza. Questo è qualcosa di paradossale, per noi quasi inconcepibile, e invece è così, è proprio perché in tutta la sua vita lui ha obbedito alla volontà del Padre che Gesù è pienamente e perfettamente libero, si è fatto obbediente fino alla morte, fino alla morte di croce. Ecco, diceva Don Milani, che chi regala la propria libertà è più libero di uno che è costretto a tenersela. È davvero questo il messaggio di tutta la Bibbia, perché la libertà umana si realizza nel gratuito dono di sé, non nel possesso morboso di sé. Lo spazio della libertà sta nell'essere se stessi.
Ma essere se stessi significa appartenere a Dio, non come schiavi, ma come figli. Sempre San Paolo. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. E nel Concilio Vaticano II noi troviamo un'affermazione che davvero riassume tutto il messaggio della Bibbia. In realtà, solo nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Questo è il messaggio della Bibbia. La prossima volta parleremo della storia umana. Quale storia, quale concezione della storia ci presenta la Sacra Scrittura? Grazie.